Preoccupante l'aumento incessante dell'inflazione a Cremona, come nel resto d'Italia. In particolare nel territorio cremonese aumenta del 2,5% rispetto al mese di ottobre dello scorso anno e dello 0,3% rispetto al mese precedente. Non si arresta la crescita, che potrebbe gravare pesantemente sui consumi anche in vista del Natale il prossimo mese. I dati dell'Istat sull'inflazione al 3% per il mese di ottobre sono un'autentica stangata per i consumatori. Si prevedono infatti aumenti per le famiglie pari ad €922, quindi una notizia che sarà destinata a incidere anche sui consumi delle famiglie per il periodo natalizio. Quindi il Covacons insiste nel richiedere un intervento del governo, soprattutto su questi provvedimenti riguardanti il caro bollette e il caro luce, poiché se non si interverrà in questo modo è chiaro che questa diminuzione dei consumi avrà degli effetti deleteri. Non si vedevano aumenti dell'inflazione così alti da oltre 9 anni. A trascinare i prezzi l'aumento del costo dell'energia, un più 11,7%, e dei trasporti, più 8,4%. Lo conferma la rilevazione territoriale dei prezzi al consumo elaborata dall'Ufficio Statistica del Comune. Aumentano anche, ma in misura decisamente più ridotta, i prezzi dei mobili, articoli e servizi per la casa, servizi sanitari e spese per la salute dell'1,2% e i servizi ricettivi di ristorazione. Sono molto preoccupati i cittadini cremonesi. Latte, farina, cereali, olio, aumento assurdo. E la benzina anche. Soprattutto la benzina, una cosa inconcepibile. Un pensionato non riesce ad andare alla fine del mese. Stanno speculando sulle commodities, sulle materie prime, voglio dire, e quindi siamo le solite. Purtroppo, non so, sono tempi difficili, ecco. Invece sono gli stipendi che non aumentano mai.